Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Gaspare, mi spieghi un po' questo suo lodo, perché ci sono 21 emendamenti della Lega molto, molto discussi, poi lei invece firma un subemendamento con altro, sì, con la maggioranza, insieme a un esponente della Lega, Lisei, Fratelli d'Italia e Pirovano della Lega, quindi aveva la maggioranza. Ha trovato una soluzione intermedia? No, abbiamo collaborato tutti, abbiamo collaborato anche col governo, perché sono materie complesse, quindi ovviamente anche gli uffici legislativi del governo hanno... Il tema è non abolire tout court questo tipo di protezione. Ci sono vari quella speciale, parliamo di quella speciale. Perché ci che sono... secondo, pardon, scusami, giusto per dire ai telespettatori, secondo la maggioranza di governo è stata davvero utilizzata troppo, maglie troppo larghe, stiracchiata, usata per mille cose differenti. Gasparri, infatti, su questo dice: io la voglio stringere le maglie, ho capito. No, vogliamo, mica io, insomma, abbiamo discusso, ho cercato di aiutare una sintesi che però è stata fatta in commissione prevalentemente dai colleghi della prima commissione. Io non faccio altro della modesto, commissione. Sparri stamattina. No, perché hanno lavorato anche altri, quindi poi uno alla fine cerca di tirare un po', come posso dire, bisogna concludere una discussione okay. E quindi uno dice batte le mani, dice mo che facciamo? Sostanzialmente qual è il tema? Noi abbiamo ad esempio l'asilo, che non c'entra con queste cose. Uno viene dalla Siria dove c'è la guerra, viene dall'Afghanistan, viene da persecuzioni. Scatta c'è il l'asilo. Diritto d'asilo, che ci sono norme nazionali e internazionali. Ci sono altri tipi di permessi. Poi c'era questo permesso speciale che era stato introdotto. Noi riteniamo che come c'era in Italia non c'è in altri paesi. Poi la legislazione è molto articolata in ogni paese, però così come c'era in Italia altrove non c'era. Le faccio un esempio di restringimento, così ci capiamo. Ad esempio, attualmente può essere dato questo permesso speciale se ci sono gravi condizioni psicofisiche. Ora, la condizione psicofisica è un concetto un po' aleatorio, un conto se uno ha una malattia che non è curabile nel suo paese, perché sta in un paese dove una certa patologia, non la bronchite, il morbillo o una polmonite normale. Se la bronchite e il morbillo se la cura al Cairo. Se sono malattie curabili in quel paese, a Tunisi, faccio un esempio, che è un paese, voglio dire, non è che stiamo parlando. Se uno viene da un paese che non curano manco il morbillo o la polmonite, lo accoglieremo in Italia. Quindi si restringe ad esempio... E chi la fa questa valutazione? La faranno delle persone che quando fa una domanda poi ci sarà... Anche adesso, scusi, chi fa la valutazione sulle condizioni psicofisiche? La condizione psicofisica è più difficile da accertare, perché uno giustamente è stressato, si sente depresso, ha fatto viaggi. Quindi si restringe a patologie che non sono curabili in quel paese. Quindi ci vorrà una visita. Allora, un guardi, medico. Lei dice cose non di è buon che lo senso. Decide il politico, lei come sta? Ci sarà un medico lei, che lei legge tanto i giornali. Stamattina ha letto l'intervista di Gori? Ho letto il titolo, sinceramente. No, perché qual è la cosa che mi ha colpito? Perché Giorgio Gori con grande sincerità dice in effetti è vero, è stata usata per tante cose differenti. La condizione psicofisica è il classico passepartout. Chi è che non ha una condizione psicofisica stressata? Io e Roncone siamo stressatissimi, per esempio. Chiunque la può invocare. No, ma quello che voglio dire però, che cosa dice Gori che mi ha colpito? Dice perfetto, è vero, forse abbiamo esagerato, maglie troppo larghe, c'entra dentro tutto. Però così noi sindaci abbiamo uno strumento per sapere chi sono, per gestirli, per avere un minimo di sistema di accoglienza che funziona. Voi la togliete o comunque raggiungete molto, restringiamo. Ma queste persone qui, che tanto non riusciremo a rimandare in patria, abbiamo visto, cioè lo stesso Salvini si ricorda le promesse roboanti? No, a quel punto lì succede che diventano dei di fatto irregolari, clandestini, fantasmi, e che questi CPR diventano di fatto delle tendopoli, centri di detenzione ad oltranza, che non fanno bene a nessuno. Mi scusi, prima che